Cosa ti concentri? Facciamo abbastanza veloce, siamo già entrati pochi minuti fa, scelgo Unicredit, scelgo il titolo bancario, nonostante la debolezza di ieri rimane ancora solido il trend rialzista, si sono aperte le porte per andare a chiudere quel gap, però io sai che vado controcorrente perché il titolo per me, la debolezza di queste giornate, almeno nel breve, può rappresentare un'importante occasione d'acquisto. 16,75 battuti pochi minuti fa il nostro ingresso long, un target ambiziosissimo che si potrebbe anche toccare nelle prossime giornate, ma vado subito a vedere 17,48 è uno stop sotto i minimi odierni, 16,58. Praticamente sono i livelli che in questo momento di ingresso in cui sta battendo anche ora il titolo i prezzi attuali. Quindi questa è la mia operatività, credo che dopo quel sell-off, quella fase correttiva, ricordiamoci, ieri sell-off, ma la fase correttiva era già iniziata da qualche seduta. E indicatore l'RSA 5 giorni arrivati in area di forti per venduto che potrebbe innescare un rimbalzo dei prezzi, quindi sfrutto tutto ciò per entrare appunto al rialzo di titolo Unicredit. Posso immaginare anche che chi ci ascolta, tanti che ci guardano, possono anche vedere questa operazione abbastanza rischiosa perché abbiamo perso un importante livello supportivo sotto il quale si potrebbe andare a richiudere quel gap up lasciato aperto nelle settimane passate. Ma è qui che si deve vedere la forza di Unicredit, ovvero se il titolo è forte, recupera quei livelli supportivi persi ieri e riprende la strada dei rialzi. È qui che andremo a testare la forza del titolo Unicredit.